Il dominio plurisecolare dei vescovi di Frisinga ha impresso a Škofja Loka, la città medioevale slovena meglio conservata, un timbro indelibile. La località, piccola a prima vista, si estende sulla confluenza del fiumi Poljanska Sora e Sevska Sora e offre la possibilità di vivere svariate esperienze culturali. Vi invitiamo a visitare il castello di Loka con il museo L'antico granaio medievale Kascia, la casa Homan, il ponte di pietra, la colonna votiva di Maria, la casa di Nace, gli altri poderosi palazzi e le numerose gallerie d'arte, venite a conoscenza della straordinaria eredità del passato e l'arte viva del presente. Le bellezze naturali e la ricca tradizione artigianale della variopinta Škofja Loka vengono arrotondate dalle splendide valli Poljanska e Sevska Dolina. L'identità della Sevska Dolina è caratterizzata dall'attività siderurgica, dalla cottura dei tradizionali biscotti al miele, dalla lavorazione dei merletti a tombolo, che assieme all'attività di calzoleria hanno fortemente segnato anche la valle Poljanska Dolina e la località di Žiri. Un tempo, nella regione di Škofja Loka, erano diffusi molti mestieri artigianali. Teleria, siderurgia, lavorazioni dei merletti a tombolo, calzoleria, cappelleria, produzioni di pettini, cottura dei biscotti al miele con produzione di stampi adatti e altro ancora. Le preziose testimonianze di queste attività sono esposte nei musei di Škofja Loka, Žiri e Železniki. A Škofja Loka, nel centro dell'artigianato locale e artistico, è possibile ammirare e acquistare i prodotti creati dalle abili mani degli artigiani locali. Per la pittura slovena sono di straordinaria importanza le generazioni di pittori del XIX e XX secolo originari di questa regione. I loro rappresentati, conosciuti anche nel più ampio contesto europeo, si tratta dei fratelli Šubić, Antonáš Bé, Ivan Grohar e France Mihelić. Nel lontano 1721, padre Romualdo, appartenente ai Cappuccini di Loka, scrisse La Passione di Škofja Loka, il più antico testo drammatico scritto in lingua slovena. Periodicamente, ogni paio di anni, per le vie e le piazze di Škofja Loka, si svolge la spettacolare processione teatrale con contenuto religioso. Il libro La Passione è esposto nella Biblioteca dei Cappuccini. L'antica Loka assume nei mesi estivi un'immagine pittoresca grazie allo svolgimento di numerose rappresentazioni culturali. L'Historial Škofja Loka è un'autentica rappresentazione storica con la quale viene concluso il mese festivo di luglio. Della vivacità di questa località abbracciata dalla natura testimoniano le numerose manifestazioni etnologiche, culturali, di intrattenimento e sportive, come ad esempio le giornate del merletto a Tombolo a Železniki, la giornata dei carbonai a Stari Vrh o la marcia lungo il confine di Rapallo a Žiri. Per gli appassionati di sport sono stati allestiti numerosi percorsi ciclistici e da trekking che si estendono per i verdi monti circostanti. Gli amanti delle escursioni in bici e delle passeggiate meno impegnative possono inoltrarsi lungo i sentieri tematici facilmente accessibili. I rifugi alpini, le trattorie e le fattorie sono pronti ad accogliervi calorosamente per fornirvi ristoro e ospitalità durante la vostra visita. La zona lungo le valli Sevska e Poljanska Sora sono molto adatte alla pratica dell'equitazione. Entrambi i fiumi rappresentano un autentico paradiso per gli amanti della pesca. Numerosi trekker sono attratti dalla linea Rupnik, la massiccia linea fortificata costruita dal Regno di Jugoslavia, a difesa da un eventuale attacco italiano sul territorio della Slovenia occidentale. Le fortificazioni dominano tuttora la valle e offrono punti con splendide vedute panoramiche. La visita degli interni va fatta assieme ad una delle guide esperte. La città medievale è attorniata da una natura rigogliosa e vi affascinerà anche d'inverno. Gli sciatori e gli snowboarder possono sfidare i pendii innevati, mentre le piste per lo sci di fondo e per lo slittino offrono ottime possibilità di ricreazione. Visitate i centri sciistici
ben allestiti di Starivrh, Soriška Planina e Rudno e godetevi le gioie dell'inverno. Nella campagna della regione di Škofja-Loka potete trascorrere una vacanza spensierata e rilassante, d'estate ed inverno, a stretto contatto con la natura, le persone, la loro cultura, i loro usi e costumi. Le coccole culinarie con piatti della cucina tradizionale locale, ricca di ingredienti naturali locali, offerta in accoglienti ristoranti e agriturismi vicini, vi invoglieranno certamente a ritornare da noi. Benvenuti nel regno delle storie infinite!